Nessuno si scorda il proprio esame di maturità, ma quello del 2020 passerà certamente alla storia come la prima prova di diploma senza scritti. Il coronavirus ha infatti ridisegnato anche la prova d'uscita delle superiori, che consisterà quest'anno solo in un colloquio di circa un'ora davanti a una commissione composta da tutti i membri interni e un commissario esterno. Abbiamo voluto valorizzare il percorso scolastico dello studente, pertanto gli studenti potranno partire da un massimo di crediti pari a 60 e la prova orale avrà invece valore 40 per arrivare a 100, e chi meriterà prenderà anche la lode. Abbiamo insistito affinché gli esami di Stato fossero fatti in presenza. Perché? Perché è un momento importantissimo, è un momento per certi versi di passaggio dall'età adolescenziale, se vogliamo, all'età adulta. Qualcuno lo definisce un passaggio rituale. Io penso che tutti noi, me per prima, ricordino il momento dell'esame che hanno vissuto. Io lo ricordo come uno dei momenti più belli della mia vita. Mai mi sarei sentita di togliere questo momento ai nostri studenti. Il Ministero è comunque pronto a fare marcia indietro in caso di impennata della curva dei contagi nelle diverse aree del territorio. Ma se tutto va bene, si parte il prossimo 17 giugno alle 8:30, nel rispetto dei protocolli di sicurezza che prevedono distanziamento e obbligo di mascherina. E le scuole si stanno già attrezzando. Noi abbiamo già predisposto l'istituto per quanto riguarda il distanziamento dei banchi, gli spazi. Intanto i professori, che in questi mesi hanno spostato la scuola dai banchi al web, proseguono il loro dialogo con gli studenti per accompagnarli e rassicurarli fino alla famigerata notte prima degli esami. Buongiorno ragazzi, come va? Salve prof. Salve prof, tutto bene? Bene, bene. Allora, ditemi un po', come siete organizzati? A che punto siete con la tesina? Beh, io sto proseguendo, sicuramente adesso mi sto concentrando su matematica e fisica, che sono le mie materie di indirizzo, per poi andare a spaziare su tutti gli altri argomenti, quindi penso di essere a buon punto. L'orale infatti parte in realtà con uno scritto. La discussione di questa prova orale inizierà con un elaborato sulla seconda prova scritta che gli studenti presenteranno alla commissione dopo che la commissione gli avrà inoltrato un documento singolo il primo di giugno. Gli studenti quindi elaboreranno questo documento che costituirà la traccia, chiamiamola tesina, tratta o trae spunto da un argomento della seconda prova scritta. Dopodiché interverrà l'insegnante di letteratura, di italiano, che chiederà l'approfondimento di un breve testo. Il colloquio orale si sviluppa sulla base dei materiali che saranno predisposti dalla commissione d'esame. Gli insegnanti conoscono gli studenti e possono fare delle valutazioni congrue, calibrandole effettivamente all'impegno, allo sforzo, allo studio che hanno saputo mettere i ragazzi nel corso del triennio finale degli studi. Come state vivendo questa nuova maturità? Qualche dubbio rimane, sicuramente, perché non abbiamo ancora nessuna certezza di come sarà, anche se una linea guida comunque la stiamo seguendo, però comunque grazie al lavoro che abbiamo fatto sia a scuola che in questi mesi dove siamo stati a casa, dove la scuola c'è sempre stata vicino, abbiamo svolto un buon lavoro e sono convinto che riusciremo poi ad arrivare all'esame sicuramente preparati, con una buona dose di impegno. Potremmo andare a svolgere la maturità differente, però la nostra maturità.